Kaiden Richards è un adolescente che va al college a tutto. È di bel aspetto, è la stella della squadra di football del college e ha la ragazza più sexy in circolazione. Tuttavia, detiene un oscuro segreto che nessuno conosce. Kaiden è in realtà un lupo mannaro, il che significa che può trasformarsi soprannaturalmente in un lupo gigante in una notte di luna piena. Nella scena iniziale, vediamo Kaiden e la sua squadra umiliare i loro avversari in una partita di football. A causa delle sue abilità super atletiche, sta facilmente segnando punti per la sua squadra. Purtroppo, questo fa arrabbiare il capitano opposto, che lancia un attacco a Kaiden e gli rompe il naso. Infuriato, il nostro protagonista lupo mannaro si vendica e picchia il ragazzo fino a ridurlo in poltiglia, scioccando tutti quelli intorno. La notte seguente, Kaiden porta la sua ragazza in un luogo appartato e inizia a pomiciare con lei in macchina. Per coincidenza è una notte di luna piena, e quando le nuvole si schiariscono, Kaiden inizia a trasformarsi in un feroce lupo mannaro. Ovviamente questo terrorizza la ragazza, e lei scappa da lì in un istante. I problemi di Kaiden continuano ad accumularsi quando la mattina dopo, essersi svegliato nella sua stanza, scopre di aver massacrato entrambi i suoi genitori. Kaiden è completamente sorpreso dalla vista, ma prima ancora che possa elaborare l'incidente, la sua ragazza arriva fuori con la polizia. Questo atto di tradimento fa infuriare Kaiden, che ancora una volta si trasforma in un lupo mannaro. Tuttavia, invece di attaccare la sua ragazza, usa le sue capacità sovrumane per fuggire dal luogo senza essere scoperto. Purtroppo, viene etichettato come un assassino da tutti i notiziari, e l'intero paese inizia a cercarlo. Dopo aver eluso la polizia per tutto il giorno, Kaiden raggiunge un'altra città di notte, dove vede due motociclisti che cercano di aggredire una ragazza. Ordina loro gentilmente di fermarsi, ma quando non ascoltano si trasforma nella sua forma mostruosa e li finisce brutalmente. Questo ovviamente spaventa la ragazza, che scappa da lì. Anche Kaiden si rende conto del danno che ha causato, cosa che lo spinge a rubare una moto e scappare. Alcune ore dopo arriva in un bar e inizia a bere per affogare i suoi dispiaceri. Nel frattempo, un tipo losco gli si avvicina e inizia una conversazione. Si presenta come Joe e rivela in modo scioccante che anche lui è un lupo mannaro. Spiega inoltre che sa del segreto di Kaiden. Secondo Joe, ci sono altri lupi mannari come loro là fuori e molti di loro si sono mascherati bene nella società. Curioso, Kaiden gli chiede come si è trasformato in uno dei mostri, nonostante non sia mai stato morso prima. Purtroppo, Joe non risponde a nessuna delle sue domande e si prepara ad andarsene, ma prima di uscire dal bar dice a Kaiden il nome di una città, dicendo che gli otterrà tutte le sue risposte. Nella scena successiva, Kaiden arriva nella suddetta città ed entra in un altro bar. Sorprendentemente, tutte le persone li iniziano a fissarlo. Tra loro c'è un ragazzo dall'aspetto minaccioso di nome Connor. Kaiden ignora tutto questo e inizia a flirtare con la bellissima barista, Angel, ma prima che possa conoscerla meglio un ragazzo ubriaco gli si avvicina e cerca di iniziare una rissa. Presto si uniscono anche i suoi amici e la situazione si fa tesa. Tuttavia, Kaiden, che è già un criminale ricercato, si tira indietro non volendo provocare alcun trambusto. Lascia il bar in silenzio, ma aspetta vicino ai cespugli per vendicarsi. Un'ora dopo esce anche il ragazzo ubriaco e quando è solo Kaiden lo affronta a causa dell'incidente precedente. Improvvisamente, il ragazzo inizia a trasformarsi in un lupo mannaro. Si prepara quindi ad attaccare Kaiden, ma il nostro protagonista sembra essere semplicemente troppo potente. Picchia malamente il tizio ubriaco, facendogli fare la pipì addosso. Dopo questo, mentre Kaiden raggiunge la sua moto, un uomo anziano si presenta all'improvviso. Si presenta poi come John e offre al ragazzo un lavoro nella sua fattoria. Kaiden, che è alla disperata ricerca di un posto dove vivere, accetta subito l'offerta. Dal mattino dopo inizia a lavorare in azienda e dà il massimo. Sembra come se Kaiden stia finalmente per voltare pagina, ma una mattina il ragazzo dall'aspetto minaccioso del bar, Connor, si presenta. Affronta quindi John e chiede perché ha nominato uno sconosciuto per il lavoro. In risposta, il vecchio contadino mente dicendo che il ragazzo è suo nipote. Connor non gli crede e menziona anche che il suo amico è stato picchiato da Kaiden, ma i due lo negano. Avendo finito le domande Connor se ne va, ma avverte il ragazzo che lo terrà d'occhio. Quella notte, mentre Kaiden si sta dirigendo al bar, un ragazzo gli si avvicina improvvisamente sostenendo che è suo nipote. Avverte anche Kaiden che dovrebbe lasciare la città il prima possibile, perché se Connor scopre della sua vera identità, verrà ucciso. Il ragazzo poi procede a presentarsi, ma proprio in quel momento Connor grida da lontano. Questo spaventa il ragazzo che scappa velocemente, mentre un Kaiden confuso entra nel bar e inizia a chiacchierare con Angel. Più tardi, vediamo che Connor e la sua banda hanno catturato il ragazzo e lo stanno interrogando in mezzo al bosco.
Chiedono cosa ha detto prima a Kaiden, ma lui non apre la sua bocca per paura. Infuriato, Connor decide di fare un gioco brutale. Ordina al ragazzo di correre nel bosco, e dopo pochi secondi l'intera banda inizia a inseguirlo. Altrove, mentre Kaiden sta tornando a casa in moto, sente il ragazzo urlare aiuto. Decide così rapidamente di aiutarlo ed entra nel bosco, dove incontra sorprendentemente Angel. Si scopre che anche lei ha seguito la banda dopo aver sentito i rumori. I due poi si avventurano in profondità nel bosco e si imbattono in uno spettacolo raccapricciante. Connor e la sua banda hanno ucciso il ragazzo e ora lo stanno divorando a poco. Questo rivela che sono tutti lupi mannari. Angel, che è abituata a simili incidenti in città, non sussulta nemmeno, ma Kaiden è disgustato e vomita. Con sua sorpresa, Angel sa già che anche lui è un lupo mannaro. In seguito, i due tornano a casa, dove John e sua moglie Clara stanno guardando il telegiornale sugli apparenti omicidi di Kaiden. Rendendosi conto che la sua copertura è saltata, Kaiden si scusa e si prepara ad andarsene, ma proprio in quel momento Clara lo abbraccia forte dicendo che non è colpa sua. John si fa poi avanti e fa una rivelazione scioccante. Spiega che la madre di Kaiden, Tina, era un lupo mannaro puro sangue di questa stessa città. Il suo aspetto incantevole e la sua calda personalità hanno fatto innamorare tutti gli uomini di lei, e Connor non ha fatto eccezione. Ha chiesto a Tina di essere sua moglie, e quando lei ha rifiutato, si è imposto su di lei e l'ha messa incinta. Questo è come Kaiden è nato, ma per paura delle conseguenze Tina è stata nascosta nel seminterrato e Kaiden è stato dato in adozione a una coppia di innamorati. Un mese dopo, Tina non poteva più sopportare il dolore e ha commesso l'impensabile. La notizia alla fine ha raggiunto Connor, e lui è diventato più violento e ha morso molti umani, trasformandoli in lupi mannari. Ora gestisce una grande banda, e la sua unica missione è riprodursi con l'unica femmina puro sangue in città, che si scopre essere Angel. John spiega inoltre che i lupi mannari sono di due tipi, puro sangue e ibrido. Kaiden è uno dei puro sangue, e questo spiega perché è così forte. Dall'altra parte, i lupi ibridi sono molto più deboli. Sentendo tutto questo Kaiden rimane senza parole, ma finalmente capisce come è diventato quello che è oggi. Qualche tempo dopo, Kaiden, insieme ad Angel, si dirigono verso il fienile dove continuano la loro conversazione. Quest'ultima rivela che si offrirà volontariamente a Connor, in modo che la brutalità possa finire, ma Kaiden è totalmente contrario. Questo è perché ha iniziato a nutrire sentimenti per lei. Sorprendentemente, nella foga del momento, finiscono per fare l'amore. Kaiden si trasforma in un lupo mannaro a causa delle intense emozioni, ma anche questo non impedisce ai due di avere un coito. Una volta che hanno finito, un rinvigorito Kaiden si dirige al nascondiglio di Connor e lo affronta. Rivela di essere il figlio di Tina e avverte Connor di stare lontano da Angel. Purtroppo, il lupo mannaro malvagio non gli crede e invece manda i suoi uomini a cercare il ragazzo. Con questo segue un'intensa lotta nei boschi e Kaiden, che è un puro sangue, abbatte tutti i lupi ibridi uno dopo l'altro. Tuttavia, proprio quando sta per emergere vittorioso, Connor arriva lì nella sua micidiale forma di lupo e lo attacca. Alla fine Kaiden viene sconfitto e messo alle strette, e per salvarsi non ha altra scelta che saltare da un dirupo. Questo rompe quasi tutte le ossa del suo corpo, e proprio quando sembra che stia per morire, Joe arriva all'improvviso e lo esorta ad alzarsi. Kaiden, che è ancora sotto shock, si alza lentamente in piedi, ma quando si guarda intorno non c'è nessuno. Si scopre che stava solo avendo delle allucinazioni. Kaiden poi barcolla per un po', finché Angel non arriva e lo salva. La mattina dopo lo vediamo sdraiato a letto, con lividi e tagli su tutto il corpo. John gli chiede di trasformarsi in un lupo mannaro poiché è l'unico modo per guarire, ma Kaiden non è in grado di farlo. Angel entra quindi in azione e lo bacia, suscitando ancora una volta il lupo mannaro dentro il suo corpo. Il piano fortunatamente funziona, e tutti i lividi sul suo corpo iniziano immediatamente a guarire. In seguito, Kaiden, insieme all'aiuto di John, inizia a complottare per sconfiggere Connor una volta per tutte. Si dirigono al magazzino e preparano degli esplosivi, che poi sigillano dentro sacchi e seppelliscono nei campi. Il piano è di adescare Connor e la sua banda vicino agli esplosivi e farli saltare in aria al momento giusto. Più tardi, mentre Kaiden è impegnato nel campo, improvvisamente sente le urla di Angel. Terrorizzato, si precipita subito in casa, solo per rendersi conto che Connor l'ha rapita insieme a John, Clara e la loro figlia. Ha anche lasciato un biglietto che invita Kaiden alla cerimonia di accoppiamento tra lui e Angel quella notte. Nella scena successiva, vediamo che è una notte di luna piena e la cerimonia è già iniziata. John e la sua famiglia sono rinchiusi in una gabbia, mentre Angel viene portata su una barella di legno. Connor la guarda eccitato, pronto ad avere un vigoroso rapporto.
Proprio in quel momento, due dei suoi scagnozzi vengono attaccati nelle vicinanze e uccisi. Non è altro che Kaiden, che è arrivato nella sua forma più mortale. Connor ordina immediatamente ai suoi uomini di attaccarlo, ma nessuno di loro può competere. Un Kaiden infuriato li sconfigge tutti da solo, prima di liberare Angel dalle sue catene. Sorprendentemente, a causa della luna piena, anche lei si trasforma in un lupo mannaro e inizia ad attaccare gli altri lupi ibridi. Al momento opportuno libera poi John e la sua famiglia dalla gabbia, prima di fuggire nel bosco. Successivamente, Kaiden riesce ad attirare i cattivi nella fattoria, dove John sta già aspettando con un fucile in mano. Seguendo il piano spara alle mine e fa saltare in aria il terreno, uccidendo alcuni dei lupi mannari nel processo. Purtroppo, questo fa solo infuriare Connor, che va su tutte le furie per trovare i colpevoli. Quando vede Kaiden nella stalla entra subito dentro con i suoi uomini, ma a loro insaputa questa era solo una trappola. Kaiden esce segretamente da un'altra porta e sigilla l'intero fienile, intrappolando Connor e i suoi uomini all'interno. John spara quindi a uno degli esplosivi, facendo esplodere l'intero posto. Questo è sufficiente per uccidere tutti gli scagnozzi, ma Connor rimane illeso. In seguito, inizia un'intensa lotta tra Kaiden e Connor. I due, essendo entrambi lupi mannari puro sangue, hanno la stessa forza e si scambiano colpi alla pari, ma alla fine è Kaiden ad avere la meglio grazie alla sua determinazione a vendicare sua madre e tutti i suoi cari che gli sono stati portati via. Mentre Connor giace a terra ferito e sconfitto, rivela qualcosa di scioccante. Si scopre che lui e Tina erano davvero innamorati l'uno dell'altro e hanno fatto l'amore con mutuo consenso. Tuttavia, dopo la morte di Tina, suo padre si arrabbiò e diffuse false voci secondo cui Connor si era imposto su di lei. Kaiden rimane sbalordito dall'informazione e mentre sta riflettendo su cosa fare dopo, l'ombroso ragazzo di prima, Joe, appare all'improvviso. Con un sorriso sul volto, rivela che è sempre stato tutto un suo piano. Quando ha saputo dove si trovava Kaiden, ha ucciso i suoi genitori adottivi e lo ha attirato in questa città. Ha quindi manipolato il ragazzo per iniziare una guerra con Connor e alla fine ucciderlo. Joe rivela di aver fatto tutto questo perché voleva vendicarsi di Connor, che lo ha umiliato ed esiliato dalla città. Poiché non era abbastanza forte per farlo, si è rivolto a Kaiden. Sentendo tutto questo, Kaiden si arrabbia e cerca di attaccare Joe, ma viene rapidamente messo fuori combattimento. L'uomo malvagio procede poi verso un Connor indebolito e lo finisce con un'artigliata mortale alla gola. Dopo questo, procede a strangolare a morte Kaiden, ma prima che possa completare il compito John gli spara alla mano. Questo costringe Joe a ritirarsi, ma non riesce ad arrivare distante perché Kaiden lo butta a terra. I due lupi mannari si affrontano quindi in un'intensa lotta di sguardi. Joe tira fuori una sigaretta e inizia a fumare, ma Kaiden la getta velocemente a terra e indietreggia. Sorprendentemente, ciò risulta essere una parte del piano, in quanto vi è una mina direttamente sotto Joe. La sigaretta l'accende, e quando Joe se ne accorge, è già troppo tardi. Il secondo successivo viene ridotto in mille pezzi, ponendo finalmente fine al caos. Il film finisce quando Kaiden e Angel lasciano la città la mattina seguente, sperando di trovare gli altri lupi mannari puro sangue e unirsi a loro. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione!